Era già stata oggetto di forti polemiche la presenza nel cuore del centro storico di Rimini di numerosi bar e pub che costituiscono il cuore della movida cittadina serale. Residenti arrabbiati per la musica alta fino tardi, sporcizia, spaccio di droga e numerosi casi di risse violente. Ma dopo alcune ordinanze restrittive da parte dell'amministrazione comunale, nella zona delle cosiddette cantinette la situazione torna a farsi problematica. Ore 3 del mattino della scorsa notte, un gruppo di 8 magrebini totalmente ubriachi iniziano ad inveire contro i baristi che gli negano loro altro alcol. E così per protesta i nordafricani iniziano a lanciare bottiglie di vetro contro le vetrine dei locali e contro il loro personale, spintonando e minacciando chi cercava di fermarli, creando il panico. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine, carabinieri e polizia, con un bilancio che ha visto ben 7 feriti, tra cui alcuni agenti e avventori dei locali, e le manette ai polsi per 3 degli 8, tutti magrebini sotto i 30 anni. Sono in corso le indagini per identificare gli altri del gruppo, su cui però le autorità avevano già posto attenzione da tempo. Sembra infatti che si abbia a che fare con una vera e propria banda di delinquenti. C'è stato un colloquio con il sindaco, dove c'è una condivisione anche da parte del sindaco con la polizia municipale per quella che è la problematica della piazzetta, e ci rincontreremo nei giorni seguenti per affrontarla con un controllo più articolato sul territorio e condividerlo assieme alla polizia municipale e al sindaco.